Buonasera, bentrovati, buona domenica. Questo è il nono appuntamento con Dopocena, questa trasmissione con la collaborazione, realizzata con la collaborazione del Banco di Sardegna e l'Unione Sarda e con la redazione formata da Giorgio Pisano e Francesco Abate, regia e Angelo Palla. Mi fa piacere che in questo appuntamento domenicale, ormai stabilmente, io ho fatto in onda questa richiesta, è stata esaudita, ci sia Piero Marras. E qua Piero Marras, come io lo costringo a rimanere qui durante la settimana, da domenica a domenica, si è raffreddato, insomma, perché c'è stato poi a Cagliari un tempo non dei migliori, quindi si è un po' raffreddato, vabbè, insomma, pazienza, si può superare. Allora, veniamo a questa, quale sarà la telecamera? Adesso siamo, forse quella lì, ecco. Sono lieto di avere di cominciare con un ospite a me molto caro, cara devo dire, insomma caro perché è un ospite, che ho rivisto più di un mese fa nel mio programma su Canale 5 e che sono contento di averla ospite in Sardegna, perché lei ha cantato e canta la Sardegna da molti anni. E credo che poi abbia, come spesso i sardi che hanno successo in continente, un rapporto anche parzialmente conflittuale con la Sardegna, anche se le donne dell'Lions, che non so come si dice, Lioness, una cosa del genere, le hanno dato proprio poco prima che cominciasse la trasmissione un premio, un riconoscimento. Maria Carta. Ecco. Ben arrivato, ti accomodi. E allora, Maria, come sta? Noi ci siamo visti a Roma. Ah, un po' meglio. Ecco, io devo dire che la trovo un po' meglio. Sì. Infatti. Quant'è che non veniva in Sardegna? Non venivo in Sardegna da prima di Natale, però sono venuta per un attimo. Ma lei che rapporto ha con la Sardegna? Molto bello. Si potrebbe anche dire che rapporto ha la Sardegna con lei. Comunque. Ma io vivo in un certo senso con questo, a parte questo cordone ombelicale che non si è mai spezzato con la Sardegna, ma forse io vivo di memoria della Sardegna. Cioè? Nel senso, io sono partita 35 anni fa e per me la Sardegna è rimasta quella che c'avevo dentro, quella che ho conosciuto e il dolore che ho provato quando sono andata via dalla Sardegna. E allora c'è questo amore strano. È come quel qualcosa che tu comunque devi lottare per tenerlo sempre in piedi. Mm. E sempre con la stessa intensità. Non è facile. È un amore da rinnovare. Questo. Sì, da rinnovare, però ogni volta che torno poi mi rifiuto di rinnovarlo. Perché vedo che ci sono tante cose che sono cambiate, non in bene, in peggio. Ma questo però attiene all'Italia, non alla Sardegna, forse attiene al mondo addirittura. Ma la Sardegna è una terra strana, speciale. E forse questo per questo doveva cambiare in meglio e non in peggio. Ma la memoria più cara che ha della Sardegna qual è? E sono i suoni. Beh, quelli che lei ha tanto studiato. Sì, poi, perché in effetti ho cercato di dare questa tenerezza che va per il tempo, nel senso cantare dalla nascita alla morte, dalle ninananne a Sattittu, che sono i pianti di morte. E ecco, in questo si riconoscono tutti. Quindi i suoni sono qui, quindi quando lei ascolta certi suoni evoca la sua memoria, le evoca situazioni, volti, sì. Sentimenti, sì. Questo. Infatti vecchi che non ci sono più, bambini che crescono, perché li trovo già giovanotti e per loro ho cantato la ninananna e adesso cosa potrei cantare? Un canto d'amore. Ecco, Maria Carta è una donna di carattere, una donna anche di un carattere molto forte. E proprio grazie a questo suo carattere forte sta combattendo una battaglia, che sono le battaglie che ogni tanto a noi umani il destino ci chiama a combattere, che sono battaglie dove la psicologia e dove il voler guarire conta moltissimo. E io sono sicuro che lei ha ingaggiato questo con forza, questo straordinario braccio di ferro. Non ho avuto la sensazione quando ci siamo incontrati davanti ad altre telecamere un mese fa e trovo conferma oggi, cioè questa sua assoluta volontà di farcela comunque. Sì, perché è una... Grazie.
è quasi una violenza. Una violenza veramente dentro di me, c'è una grande violenza che io sto combattendo. Perché ci sono dei momenti che uno perde fiducia e dice ma chi me lo fa fare? Poi degli altri momenti, siccome io anni fa ho avuto dei problemi miei psicologici, allora se n'era andata via la voce. E siccome avevo moltissimi concerti in giro per il mondo da fare e non facevo altro che prendere il cortisone, questo cortisone mi dava la speranza di rintracciare la mia voce e se non altro di poterci giocare. E invece adesso mi è ritornata la voce di 40 anni fa e invece adesso sto rincorrendo qualcosa di più tragico che la vita. E siccome sono riuscita con la voce tornata dovrebbe tornare anche un po' di qualcosa, quel qualcosa che io comunque voglio con tutte le mie forze e sono sicura che ce la farò. Perché io poi credo, che, sono sicuro anch'io, credo che questo lo si faccia poi al di là degli altri, per se stessi, perché poi la partita più importante noi la giochiamo con noi e per noi, non certo. È così? Perché solo se vinciamo quella partita poi siamo in grado di dare anche ad altri. Cioè io questo ho avuto l'impressione che lei stia combattendo per se stessa innanzitutto, poi certo sì, suo per me figlio, stessa, certo. Perché io come faccio? Ecco. Come fa un bambino veramente, cioè, neanche 13 anni. E in effetti è questo grande dolore interiore che uno si porta dentro. Allora lo guardi e basta guardarlo per capire che in effetti pare che questo male si possa soprattutto superare con la lotta, col coraggio. E io questo coraggio e rabbia, poi in un certo senso, sono proprio arrabbiata. Ecco, ma che è la cosa migliore però, è un sentimento sano da questo sì, punto sì, di vista, penso vero? Sì. Penso di sì. Lei quando è arrivata? Ieri mi pare. Io sono arrivata ieri. Mancava da Natale. Cosa prova ogni volta che riatterra, sia a Sassari o a Cagliari, riatterra in Sardegna? Beh, una sensazione di apertura di polmoni. Arrivo qui e ritrovo tutto come l'ho lasciato, con grande emozione. Ma forse, non lo so, è l'aria stessa che ci porta comunque quando arriviamo in Sardegna a darci questa sensazione di pienezza. Lei ha cantato molte cose in sardo, ha cantato molte cose anche in italiano. Fanno bene i Marras o i Tazenda a cantare? No, adesso Marras l'ho sentito qui, canta anche in italiano delle cose belle, ma comunque i Tazenda a cantare solo in sardo, secondo lei? Ma il discorso è questo, i Tazenda a parte che sono bravissimi, solo che io ho cantato in sardo per 40 anni, mi sono imposta questo e l'idea di cantare in italiano mi sembrava un'offesa alla Sardegna, a tutto quello che io avevo raccolto in 40 anni, perché ho fatto la ricerca sull'area 30 anni fa, quando andavo a far cantare i vecchi, perché di scritto non c'era niente. Il canto popolare, la musica popolare si tramanda oralmente e sono i vecchi depositari di questa cultura. All'improvviso, come le dissi un mese fa, mi è arrivata questa necessità, questo bisogno di suoni diversi. Forse perché io amo tutta la musica. E allora ho detto, va bene, per 40 anni ho cantato per la Sardegna. E ho cantato per la Sardegna anche rifiutando i guadagni che si potevano avere cantando in un altro campo. Sono vissuta quasi con questo filo di memoria che mi legava anche fuori dalla Sardegna, con la Sardegna attraverso i suoni. E io penso che comunque i sardi che mi amano mi capiranno anche cantando in italiano, però questa volta è qualcosa che io ho fatto per me. Certo. Per me soltanto, però poi con tanto amore che penso che anche gli altri lo capiscano. Questo. Ma a proposito del lavoro di ricerca che lei ha fatto, che lei poi lo ha fatto anche per l'università, se non sbaglio, sì, vero? Per Bologna, ossia a Bologna. A sì. Bologna e anche a Sassari. A Sassari dovrei fare il corso quest'altr'anno. Sì. Mentre a Bologna l'ha fatto. A Bologna l'ho fatto nella stagione 91-92. Che era proprio di, come dire... La gestualità. Ecco, anche lì c'è questo senso appunto dalla nascita alla morte, la gestualità in Sardegna, le Nina Nanne, e come si raccolgono i canti, come si rielaborano, perché io sostengo che il canto, raccogliendolo così, è un archivio. E allora per uscire dall'archivio, per dargli vita, bisogna inserire qualcosa di tuo, in un certo senso la tua dimensione di donna da parte mia, e anche l'emozione che tu puoi mettere in un brano che ripresenti. E allora non è più archivio, è un fatto vivo, che però deve vivere attraverso gli altri che poi vengono dopo di me, in modo che questo canto si elabori e continui ad essere più ricco di come noi lo raccogliamo. Maria, ci fermiamo un attimo, mandiamo la pubblicità e poi grazie. Io le chiedo già sin d'ora, con la complicità di Marras, di fare la
Ave Maria, che lei cantò addirittura senza musica, ma che è bellissimo. Andiamo alla pubblicità. Ah, siamo in onda, non avevo sentito niente. Va bene, siamo in onda, non c'è mica una cosa grave. Ecco. Prima della pubblicità l'avevo chiesto di... ecco, l'avevo chiesto all'Ave Maria con Marras. Io credo che lei debba andare lì, forse bisogna staccare un attimo il microfono, però poi vorrei dopo, nel corso della puntata, una sentire qualche commento agli altri ospiti e poi comunque riparlare un po'. Grazie. Allora. Grazie tanto. Ringraziamo Maria Carta, poi riprendiamo il discorso. Io sono molto detto una cosa, prima mi è arrivato Pisano, mi ha bisbigliato una cosa che io non ho ben capito. Cioè io speravo di concludere questa puntata dopo cena con una sua nuova interpretazione. Mi ha detto sì, che forse sarebbe il brano che quelli scioccarelli di Sanremo scartarono. Ma quelli sono stupidi, lei non si deve parlare. No, gente. Ma no, se non è quello posso cantare anche un'altra cosa. No, io vorrei quello. Ah, quello, benissimo. La va? Sì, sì. Ci abbiamo la base? Sì. Ditemi altre indicazioni. Dobbiamo dare un microfono? Diamo il microfono. Devo fare da seduta, in piedi, qua, dove? Datemi qualche coordinata. Anche seduta. Anche seduta, sì, benissimo. Allora, grazie del microfono. La pregherei di una cosa, sì. non chiuda questo filo, sì, perché ho visto che poi diventano pazzi là, giustamente, perché... Okay. Allora, come si chiama il brano? Le memorie della musica. Allora, se Palla è pronto... Sì? È pronto, sì. Allora, le memorie della musica, Maria Carta. Thank you.
danzano, le memorie danzano e suonano, i ricordi suonano e cantano, vecchie ninnie, vecchie madri cantano. Deus meu, Deus meu, non vi des tantas lacrimas in musica. Deus meu, Deus meu, Deus meu. Cantano i ragazzi, cantano e ballano ad occhi chiusi, disperati ballano. Deus meu, Deus meu, Deus meu. Nella la musica, la forza delle idee, è una liturgia di dolore ed allegria, questa musica Deus meu, perché musica è la voce di ogni popolo e raccoglie tutta la sua eredità. Chi la canterà, chi la scrive non lo sa, ma nell'aria c'era già. Eterne le memorie della musica, perché in fondo le canzoni siamo noi, anche se non poi le ritrovi prima o poi, proprio come te, Deus meu, ni ni ni, Deus meu, i bambini cantano, di allegria, e danzano, le memorie danzano e nascono nuove linee che le madri imparano. Deus meu, Deus meu, Deus meu. Ecco, mi sembra che con la memoria della musica di Maria Carta abbiamo concluso al meglio. Io saluto subito Piero Maras dicendo di mettersi il cappotto perché domenica prossima ci vediamo, e a nome del Banco di Sardegna, sponsor della trasmissione, regalo, faccio omaggio a ognuno degli ospiti questo antiquarium arborense e i civici musei archeologici della Sardegna. Lo facciamo vedere, eccolo qua, benissimo. A lei grazie. Ecco, io mi auguro che lo possa leggere nella nuova casa, questo libro. E ancora a Maria Carta, un attimo, ecco qua, perché grazie. Purtroppo questi libri sono belli ma pesano, eh? Ecco, lo diamo, così lei lo può leggere anche a voi, non, grazie, e non li fai al signor grazie. Meloni? Grazie. Prego. Bene, anche per questa domenica abbiamo concluso, l'appuntamento con Dopocena è a domenica prossima, buonanotte, arrivederci.